Questa è la prima parte, insomma, della performance che avevamo pensato per voi. Come avete potuto vedere, insomma, le parole che abbiamo pescato, insomma, quelle di Vassili Kandinsky, non erano casuali, insomma, è qualcosa che in qualche misura dà forma, insomma, interpreta un sentire, che è il sentire comune che questi ragazzi hanno, insomma, il modo in cui, non solo il modo in cui si esprimono, ma è un modo di percepire e buttare fuori quella che è la vita per loro. Sia dal punto di vista del segno, quindi del disegno, ed è quindi la forma espressiva artistica, pittorica, nelle sue varie sfaccettature, e sia in quella musicale, come avete potuto sentire. Ecco, qual è il legame, insomma? Il legame, il trait d'union tra Sergio, Tania, Davide e racconti di andante. Ecco, vi apro questo piccolo mondo, piccolo mondo antico, direi, ecco. Forse non tutti sanno la storia di Tania e Sergio. Insomma, Tania nasce in Sicilia, giovanissima, ancora bambina, quasi si trasferisce in Sardegna. Da lì inizia un percorso e un viandare che la porterà a vivere prima a Roma, poi a Perugia, dopodiché lavorerà praticamente in Lombardia e adesso, per adesso, è approdata qui, sulle sponde del lago. Chissà poi cosa le riserva l'avvenire. Il mio conterraneo Sergio, insomma, parte da Avellino, città del Messico, New York, Milano, 3 anni a Trastevere, con autista, diciamo, con autista, Trastevere con autista. Adesso però ho perso l'autista, qui mi capiterà di vederlo, insomma, in Alfa Romeo rossa, guidata come una Ferrari, lo dico a scanso di equivoci, insomma, e anche a scanso dei pedoni, diciamo così. E quindi un altro viandante, insomma, 7 anni fa, 8, vabbè, comunque, anni fa c'è stato questo incontro, insomma, da cui ancora non ne siamo venuti fuori, come potete vedere. Infatti era una scelta abbastanza oculata questo dello spettacolo, perché c'erano due strade, abbiamo detto psicanalisi oppure esterniamo in qualche altro modo, e quindi ognuno a suo modo, ecco, per essere sempre più pedante direi ciascuno a suo modo. E sono già due libri abbastanza impegnativi. Vado con le lettere, insomma, le lettere settentrionali. Ne leggerò una parte io, una parte il mio collega amico in sintonia di fratellanza, il prof. Vincenzo Gradaniello, e niente, poi vi lasciamo alla seconda parte dei segni sonori. Il blog si chiama Racconti Viandanti, non poteva che essere, appunto, ospitato da due viandanti del genere. Musica, maestro. Vi racconto perché molte persone partono, ecco, diciamo così. E questo è il caso, per esempio, della lettera settentrionale numero 16, dove me ne sono andato, e me ne sono andato una volta perché una delle poche persone serie del paese vinse le elezioni in un comune disastrato, sembrava una bella notizia, prese solo 2 provvedimenti di cui tutti si ricordano: alzare tasse e dichiarare il dissesto finanziario quando le tasse non servirono. Vincere le elezioni è stato il più grande successo della sua vita. Me ne sono andato anche perché l'assessore Micheletti è patito di tennis, e una volta è andato pure a Wimbledon con i soldi del comune, ha fatto
fatto costruire un tennis club dove si allenano quotidianamente il figlio Michele e un nipote, Alfonso, figlio della sorella. Tengono il maestro privato che viene apposta da Benevento. Sono gli unici iscritti. E ogni volta che qualcuno se ne va c'è qualcuno che rimane. E io me ne sono andato perché il vice sindaco Saponaro, da quando è il comune, ogni anno organizza un festival jazz. È lui che sognava di suonare la tromba. E da 3 anni invita i suoi musicisti preferiti alla manifestazione del paese. Tutte le sere sale sul palco, parla 15 minuti e si fa fotografare con i suoi idoli. Poi lo stringe a ringraziare l'amministrazione. Quindi adesso facciamo 3 giorni di musica e 362 di silenzio. Però una volta è venuto pure il Pinicopa. Dovete sapere che il sindaco del mio paese, ogni volta che c'è un'occasione pubblica, come questa, no? Prende il microfono per dire qualcosa agli astanti. E cosa dice? Incredibilmente ha sempre qualcosa da dire e mai niente da fare. E se lo cercate, non andate al comune, lo trovate al bar della piazzetta. Beh, io me ne sono andato, forse non l'avete capito, quindi lo ribadisco. Me ne sono andato perché i giornalisti italiani, quelli talk show, invitano sempre le stesse persone. Ma non è quello il disagio. Il disagio deriva dal fatto che il conduttore sembra l'ospite. Oppure che i politici, i presentatori e le cose più serie di solito li dicono i comici. Solo per dire, no? Una volta, io lo so, non ci crederete, qualcuno, a un ministro, acquistò una casa a sua insaputa. Vi lascio con 2 ultime storie, insomma. Non vi ho detto che purtroppo queste sono tutte storie vere, insomma, non si fa altro che mettere su carta. Io me ne sono andato, ma loro sono rimasti e hanno fatto i soldi col giochetto dei cambi di destinazione d'uso. Compravano terreni agricoli e li trasformavano in zone industriali, edilizie, commerciali. Ne hanno fatte talmente tante che all'assessore al bilancio lo chiamano Mago Merlino. E concludo, lascio la parola a Vincenzo, concludo dicendo che lui è un buon amministratore, ha esperienza quarantennale, è il comune che ha 12 milioni di debito.